evidente novità quasi dell'ultima ora è confermata la festa della Cresciamatta. Esattamente sì, ieri sera abbiamo fatto una riunione col mio staff. Mi aspettavo un rischio, invece questo rischio non c'è stato perché ho avuto tanta partecipazione, la volontà di riprendere. Eravamo arrivati a 38 nel 2019, poi il 2020 purtroppo Covid è saltata la festa, capisci, dopo 38 anni dove non avevamo sgarrato niente purtroppo l'anno scorso. E quest'anno torneremo con la 39esima edizione della Cresciamatta, sperando di coinvolgere altre associazioni perché la paura è quella di dire ripartiamo, bisogna ripartire. E chi meglio di Tre Ponti con, purtroppo, o volento, bello, la festa più vecchia della città, perché siamo arrivati a 39esima edizione, 39 anni, sono tanti. Quali sono le date scelte e come si svolgerà l'evento? Naturalmente è logico che sarà una festa diversa, la festa diversa perché la nostra festa era il ballo, le belle orchestre, forse le più belle che giravano nella città, L'Oca in Porchetta, l'ultima novità degli ultimi due anni, che naturalmente è dove l'Oca è andata a ruba, anche quest'anno ci sarà l'Oca in Porchetta, però cambierà totalmente, non vedremo più le lunghe file agli stand o alle casse, dove la gente sarà seduta, servita al tavolo, con dei menù con Oca o con Cresciamatta, piadina o vario, naturalmente tutti seduti, tutti serviti, non vedremo la solita mucchiata di gente in piedi, ma noi abbiamo gli spazi, fortunatamente, con il nostro tecnico Donatello Rossini che ci segue un po', abbiamo visto che la fattibilità c'è, l'unico problema è la musica, che capiremo anche nei giorni prossimi cosa succederà, perché si parla di aperture discoteche, si potrà ballare nelle feste aperte, io non lo so. Mi auguro che da qui a un mese, perché naturalmente i tempi tecnici per organizzativi ci sono, inutile dire, perciò partiamo, la novità è parte, 23, 24, 25 luglio a Tre Ponti torna la Cresciamatta.